Buongiorno. Allora, prego i consiglieri di accomodarsi in aula che facciamo l'appello per la verifica del numero legale. Per cortesia, i consiglieri che sono fuori se possono entrare. Allora la parola al dottor Daglia. Buongiorno a tutti. Andretta. No. Aralda. Sì. Arnoldi. No. Ballarè. No. Bosio. Sì. Brivitello. Sì. Canelli. No. Coggiola. No. Diana. Sì. Dintino. Francinelli, Gatti, Giuliano, Iodice, Lanzo, Lia, Monteggia, Moscatelli, Murante, Negri, Pagani, Pedrazzoli, Perugini, Pisano, Pronzello, Reali, Rossetti, Sacco, Soncin, Spano, Stoppani, Zacchero, Zampogna. Una cortesia, la consigliera Moscatelli è presente, però chiederei se qualcuno può accompagnarla qui in aula perché era fuori. Sì. No, no, per cui la considererei presente perché comunque c'è. È impossibilitata naturalmente a venire qua da sola. No. 15. Allora, 15 il numero legale garantito, possiamo iniziare i lavori del Consiglio. Io ho una comunicazione nella giornata l'11 è stata notificata alla Segreteria Generale, quindi alla Presidenza, tramite lettera, la comunicazione del consigliere Biagio Diana che comunica la sua uscita dal gruppo consigliare del PD e quindi automaticamente viene assegnato al gruppo misto che in questo momento ha la composizione di tre componenti. Detto questo, altre comunicazioni non ci sono, possiamo passare alle interrogazioni, chiedo se avete i testi delle interrogazioni. Sì. Allora, iniziamo con l'interrogazione numero 389 presentata dal gruppo della Lega Nord. Leggo l'interrogazione, ha per oggetto iniziativo il cammino dei diritti. I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che il cammino dei diritti si è articolato anche in un programma di 4 conferenze promosse dal Comune di Novara rivolto a scuole, insegnanti, educatori e genitori, e per la partecipazione occorreva la prenotazione da parte dei soggetti interessati, che per le scuole, visto l'orario delle conferenze e i temi proposti, si è evidentemente trattato di attività extracurricolari, che in particolare alle scuole partecipanti con studenti minori per queste attività è fatto obbligo di richiesta del consenso informato dei genitori, che la data del primo incontro è stata fissata il 20 novembre, data di approvazione nel 1989 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e per questo divenuta la giornata mondiale UNICEF per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che l'assessorato all'istruzione del Comune di Novara ha promosso per tramite del Circolo dei Lettori l'iniziativa in oggetto, che si contestualizza in un più ampio programma, ma il testo da cui si parte ovviamente la Convenzione dei diritti del fanciullo, considerato invece che il testo da cui si è partiti è il libro di Francesca Vecchioni, Ti innamorerai senza pensare, ed è la storia di una ricerca, il viaggio verso sé e gli altri di chi, costretto ad affermare se stesso ogni giorno, decide di trasformare ciò che poteva sembrare un problema in un vantaggio, crescere in una famiglia un po' speciale, scoprire la propria sessualità, innamorarsi, perdersi per poi ritrovarsi, diventare adulti e infine genitori, le tappe più importanti della vita affrontate dal punto di vista di una
donna che ama le donne e che sulla naturalezza delle proprie emozioni, sulla consapevolezza di sé e la convinzione che l'omosessualità non debba essere considerato un problema, ha costruito tutta la sua battaglia di civiltà. Da recensione del libro disponibile online, naturalmente questo è un testo citato, che sul sito del Circolo dei Lettori l'iniziativa è stata così presentata: Francesca Vecchioni, omis, si incontra alle scuole nell'ambito del progetto promosso dall'assessorato all'istruzione e alla cultura del Comune di Novara per sensibilizzare i più giovani su temi sensibili, che i principi fondamentali della richiamata convenzione trattano il principio di non discriminazione, del superiore interesse del bambino, del diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo ed infine di ascolto delle opinioni del bambino. Tenuto conto che le dichiarazioni a mezzo stampa dell'assessore delegato all'istruzione inducono a ritenere che i contenuti del primo incontro e non solo siano riconducibili alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che per questo si è aperto un dibattito a mezzo stampa di verifica sulla coerenza ed il senso della proposta da parte dell'amministrazione tra contestualizzazione e temi proposti e le diverse dichiarazioni succedutesi, che non si trova nesso tra l'iniziativa, il titolo ad esso attribuito, i suoi contenuti e le logiche per cui l'amministrazione l'abbia promossa in questi termini, che l'assessorato promovente l'iniziativa è delegato tra le altre ad istruzione e formazione professionale, sistemi formativi per l'infanzia e la gioventù, sostegno alle azioni educative delle famiglie, pari opportunità e politiche di genere, interrogano il sindaco e la giunta per sapere a quale titolo sia stata promossa l'iniziativa Il Cammino dei Diritti, ovvero in attuazione di quale politica amministrativa, istruzione e formazione professionale o sistemi formativi per l'infanzia e la gioventù o sostegno alle azioni educative della famiglia o pari opportunità e politiche di genere, con quale criterio siano stati scelti i temi trattati per il ciclo dell'iniziativa Il Cammino dei Diritti, se per tale iniziativa sono stati sostenuti dei costi diretti o indiretti che siano stati indiretti che siano stati, e nella denegata ipotesi che ciò sia avvenuto, quanto è stato speso e con quale dettaglio. Quindi, vista la data iniziale 20 novembre, che è la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dove si contestualizza nella Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da cui secondo l'amministrazione ovviamente si è partiti per il primo tema trattato, quali sono le scuole che hanno prenotato e partecipato al primo incontro e quali quelle che hanno richiesto senza poter partecipare per mancanza di spazi. Con responsabilità e diligenza, ma soprattutto secondo buonsenso per il ruolo istituzionale che le è proprio, avendo avuto la partecipazione di minori, l'amministrazione comunale, in quanto promotrice, ha verificato che in tutti i casi vi fosse il consenso informato dei genitori, come stabilito dal MIUR. Firmatario il consigliere Perugini, a cui chiedo se vuole aggiungere altro, quindi diamo la parola all'assessore Patti per la risposta alla interrogazione. 11. Grazie Presidente. In riferimento all'interrogazione 389 del 14 dicembre 2015, sottoscritta dal gruppo consigliare Lega Nord, avente all'oggetto iniziativa Il Cammino dei Diritti, si riferisce quanto segue. È necessario precisare e comprendere, per contestualizzare l'iniziativa, che il tema proposto alle scuole da codesto assessorato quest'anno è quello dei diritti, come lo scorso anno era cibo cultura, 2 anni fa la scienza e 3 anni fa ambiente e cittadinanza. Quest'anno è quello dei diritti e attorno a questo tema si sviluppano varie iniziative e vari filoni, in collaborazione con numerosi soggetti presenti sul territorio che collaborano con l'assessorato all'istruzione e con le scuole. Il Cammino dei Diritti è una delle iniziative messe in campo ed è stata redatta dal Circo dei Lettori, da qualche tempo presente in città. Si è trattato di 4 incontri, di cui 3 dedicati alle scuole, come abbiamo richiesto, con 3 presentazioni di libri che raccontano la storia di una vita vissuta. Si tratta di un segmento, questo del Cammino dei Diritti, che rientra in un progetto più ampio, riguardante i diritti appunto, che coinvolge le scuole, che lavora in autonomia sul tema nelle classi durante tutto l'anno scolastico e che vedrà il suo compimento nella 4ª edizione della Scuola in Piazza a maggio 2016. L'iniziativa oggetto dell'interrogazione rientra dunque nelle attività proposte dall'assessorato all'istruzione e formazione professionale. La scelta dei libri, degli autori e quindi dei temi trattati e la scelta delle date sono legate alla disponibilità degli autori dei testi individuati e proposti dal Circo dei Lettori, che come sapete lavora creando gruppi di lettura condivisa, percorsi di lettura, incontri con gli autori e le autrici.
libri, storie e autori da condividere con le scuole e con la città. Per l'iniziativa in oggetto non sono stati sostenuti costi né diretti né indiretti. Per questa iniziativa in oggetto e per le altre riguardanti i diritti, tipo quella con Amnesty per il bando Ti racconto un diritto, tipo quella con Telefono Azzurro presso la biblioteca, l'ABC dei diritti, tipo quelle sulla disabilità con il Baskin Chuf e il basket nelle scuole primarie. Punto 2. Per quanto riguarda la data, l'idea era quella di fare gli incontri in prossimità del 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani, o comunque dal 20 novembre al 10 dicembre. Si è scelto simbolicamente questo periodo perché sono due giornate importanti per i diritti, l'uno i diritti del fanciullo, l'altro i diritti umani. E non vi è il nesso diretto fra la giornata dei diritti del fanciullo, cioè il 20 novembre, e la presentazione del libro Ti innamorerai senza pensare di Francesca Vecchioni, come non vi è alcun nesso fra la giornata contro la violenza sulle donne, cioè il 25 novembre, e l'incontro con il testo di Salvatore Scriano. Le date degli incontri sono state comunicate dal circolo dei lettori in base alla disponibilità, come ho già detto, e in base al loro fitto calendario di iniziative. Le proposte che ci sono state fatte ci sono sembrate valide e interessanti e utili per i ragazzi, e così le abbiamo proposte alle scuole, che liberamente hanno aderito, come fanno con tutte le iniziative proposte all'assessorato. Che il primo incontro sia stato quello con Francesca Vecchioni e che sia accaduto il 20 novembre è assolutamente casuale. L'ho già spiegato e lo ribadisco in aula. Forse, se non fossero state presentate assieme le iniziative, non si sarebbe creato il caso. Forse. Ringrazio comunque per l'interrogazione perché mi dà un'ulteriore opportunità di fare chiarezza. L'affermazione citata nell'interrogazione ripresa dai giornali, dove dico che siamo ovviamente partiti dalla dichiarazione del fanciullo, che è vero, non riguarda il segmento del cammino dei diritti o il solo segmento del cammino dei diritti, quindi quattro appuntamenti col circolo dei lettori, ma riguarda il progetto più complessivo riguardante i diritti, che investe tutto l'anno scolastico, su cui le scuole stanno già lavorando e su cui loro stesse decidono di partecipare, di aderire e di lavorare, anche questo in autonomia. Siamo partiti dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo perché ci sembrava uno dei testi su cui si potesse lavorare. Parlare di diritti affermati o negati, difesi o attaccati, è esercizio quotidiano nelle nostre scuole, indipendentemente dalle proposte del nostro assessorato. Si cerca di insegnare rispetto per ciò che è altro da noi o diverso da noi. Si cerca di educare all'ascolto e alla comprensione e soprattutto di far acquisire quel senso di appartenenza ad una comunità che valorizzi e includa le differenze. Non sempre si riesce, ma noi sappiamo che le discriminazioni hanno tutte le stesse radici. La paura, la difesa. E su questo dobbiamo lavorare. Nemmeno gli incontri con Striano e Caselli, che sono le successive due tappe del cammino dei diritti, avevano un diretto legame con la dichiarazione dei diritti del fanciullo. O con un articolo, come mi si è chiesto, a quale articolo della dichiarazione dei diritti del fanciullo è legato l'incontro con la Francesca Vecchioni? Ma a nessun articolo, come del resto anche gli altri incontri. Ma sono incontri che parlavano comunque di diritti, di giustizia, di legalità, di affermazione della persona, della realizzazione di sé, partendo dalla storia di vita vissuta. Un tema non esclude necessariamente un altro. Un diritto non dovrebbe escludere un altro diritto. Questo è stato lo spirito del cammino dei diritti. Punto 3. All'incontro con Francesca Vecchioni ha partecipato una classe per ciascuna delle seguenti scuole: Filos, Enai, Panificatori, Scientifico Carlo Alberto. Nessuna classe è rimasta esclusa. Per quanto riguarda le convocazioni degli studenti, si precisa che nello scrupoloso rispetto delle norme vigenti, l'assessorato stesso ha promosso l'iniziativa nelle scuole, con le stesse modalità utilizzate per tutte le altre iniziative, scuole che hanno aderito liberamente nella loro autonomia didattica e organizzativa. E sono le scuole stesse che sono tenute qui e in altre situazioni alle verifiche di eventuali consensi qualora fossero necessari. Io mi auguro di aver risposto in maniera compiuta alle puntuali domande di questa interrogazione e mi auguro anche di essere stata in grado di spiegare, se prima non ne sono stata capace,
il contesto in cui ci siamo mossi. In particolare l'incontro con la Francesca Vecchioni, visto che poi su quello ci si concentra, è stato un incontro positivo, è stato un incontro intelligente e utile. Ho ricevuto più ringraziamenti per quell'incontro lì, per quella proposta lì, che per altri. Francesca Vecchioni ha parlato della sua vita, della sua esperienza, del rapporto con i suoi genitori, di come ha dovuto gestire il rapporto nella famiglia, dei genitori, dei familiari, dei parenti, la vita della sua omosessualità. Non c'è altro, non c'è l'attacco alla famiglia tradizionale, non c'è il discorso dell'adozione dei figli, come ho letto da qualche parte, delle coppie omosessuali, quelli sono altri temi che, se vogliamo, possiamo affrontare, posso farlo come assessore alle pari opportunità, in altre occasioni, in altra sede, ma sono temi molto sensibili, non era quello l'oggetto dell'incontro. Poi qualcuno ha letto altro da quello che è stato. Non è il caso, su un incontro come questo, a mio parere, di fomentare paure, di agitare fantasmi. È stato un incontro positivo per il messaggio positivo che ha trasmesso ai ragazzi, cioè del fatto che si può essere quello che si è, si può essere felici, si può ragionare in famiglia di queste cose. L'omosessualità esiste, l'omofobia esiste e dobbiamo parlarne. Anzi, forse ne parliamo troppo poco. Se penso a tutti gli appuntamenti di Voce di Donne, forse le autrici gay chiamate sono state forse solo un paio, e poi in questo caso la Francesca Vecchioni. Ma perché sappiamo che è un tema difficile, un tema particolarmente sensibile, però bisogna parlarne per capire, bisogna parlarne per non demonizzare. Forse quel modo di comunicare, l'iniziativa del 20 novembre, cioè la giornata dei diritti del fanciullo, che aveva, e proprio perché era 20 novembre, anche l'incontro della Francesca Vecchioni, forse ha creato l'equivoco, forse per qualcuno, per pochi immagino io, non certo per coloro i quali hanno aderito all'iniziativa, ma per altri, alcuni genitori di alcune scuole che volevano essere rassicurati, e io li ho rassicurati, però forse non è, la mia risposta non è bastata. Quindi io ringrazio ancora il consigliere Perugini, perché ha fatto domande puntuali nell'interrogazione e spero, come dicevo prima, di aver risposto. Ho risposto alle domande scritte lì, non rispondo alle domande che non sono scritte lì, che però magari, no, sono nell'aria, no? Rimaniamo sul tema, sul pezzo e sulla positività di quei quattro incontri e di quell'incontro. Grazie. Grazie Assessore, allora la parola al consigliere Perugini per la soddisfazione o meno. Prego. Si sente Presidente? Sì. Grazie Presidente, grazie Assessore per essersi occupata dell'iniziativa di cui lei è promotrice, perché di fatto la questione che si registra nelle sue risposte, che rispetto a domande che ha dichiarato essere puntuali, non sono state puntuali, perché alcune cose le ha omesse e adesso gliele spiego. Sicuramente, partendo proprio dal primo punto, forse è la prima volta in cui se ne occupa. Perché vede, quando lei ha promosso l'iniziativa, e questo non è il fatto trascurabile, questo è l'elemento fondante per cui è nata l'interrogazione, lei ha detto che il testo da cui si sarebbe partiti per il cammino dei diritti, quindi squisitamente rispetto a questa iniziativa, era il testo della Convenzione dei diritti dell'infanzia e del bambino. Invece il testo da cui si è partiti è un testo che nulla ha a che vedere con i diritti dell'infanzia e del bambino. Il sottoscritto, come lei sa, era presente a questo incontro, ho partecipato e ho sentito con le mie orecchie ciò che è stato detto. Quindi, caro Assessore, al netto dei diritti delle persone e dei singoli, quando in una relazione dove il relatore non ha alcun contraddittorio, non è moderato da nessuno, ma svolge un monologo, e questo relatore è attivista di un tema in particolare, e il tema lo conosciamo tutti, e vi è più si mette a parlare dei propri figli che con soddisfazione vanno a raccontare in giro di avere due mamme, questo è il messaggio che è stato dato a quei ragazzi presenti in platea, di avere due mamme, questione completamente innaturale. Lei non è partita dai diritti dell'infanzia e del bambino, che nulla hanno a che vedere
Nessun bambino ha diritto ad avere due mamme. I bambini hanno diritto ad avere un papà e una mamma. Quando lei porta questi messaggi, essendo l'assessore all'istruzione, noi ci preoccupiamo. Ci preoccupiamo moltissimo. Non è un attacco alla famiglia naturale, è il programma del Partito Democratico. Lei ha fatto bene a svolgere questa iniziativa, ma poteva farlo in un altro modo. E comunque, nel momento in cui lei avesse strutturato, Presidente, grazie, nel momento in cui lei avesse strutturato la proposizione di temi, i più diversi, molto delicati, contro cui nessuno ha nulla, perché guardi che rispetto ai temi delle persone, adulti, nessuno ha nulla, questo deve essere chiaro a tutti, ciascuno è libero di fare ciò che vuole nel momento in cui non disturba gli altri, è il principio della libertà, no? Ma questo lo fa attraverso un'istituzione, lei lo fa sbagliando, perché è lei che ha anticipato l'elemento chiave, dicendo, ribadisco, si partirà dal testo dei diritti dei fanciulli e del bambino. E lei, questa è l'unica cosa a cui non ha risposto. Lei ha detto non c'è nessun nesso, ma la domanda non è che nesso c'è, è perché ha detto questo, e perché non lo ha fatto. No, non lo ha detto. Non lo ha detto. Lei ha detto non c'è nessun nesso. Probabilmente non avrò capito io, sarò stato distratto, ho preso appunti, ma guardi, mi sono segnato ciò che ha detto. L'unica cosa che non ha detto è perché ha fatto quell'affermazione e poi ha strutturato un programma completamente diverso. Ha detto che le date sono state organizzate sulla base della disponibilità degli autori, ma ne conosceva i contenuti? Ha detto che è il circolo dei lettori che ha organizzato la cosa. Ecco perché io affermo che forse è la prima volta in cui se ne occupa. E questo mi preoccupa per i cittadini novaresi, perché questa giunta interassessorile non conosce i contenuti delle proprie iniziative. Forse se ne dovrebbe preoccupare il sindaco che le ha dato le deleghe. Ma ce ne preoccupiamo noi. Questo è il senso. Ecco perché il principio di contestualizzare questi temi, innanzitutto nei diritti del fanciullo e del bambino, il 20 di novembre, che è una data simbolica, partire da lì, dichiarare che si parte da lì e poi comportarsi esattamente all'opposto, perché se vogliamo focalizzare sul 20 novembre, e questo era esclusivamente il tema, lei deve sapere, proprio perché il sottoscritto era presente, e ciò che ho sentito è che quei bambini hanno diritto ad avere due mamme, due papà, eccetera, eccetera. No, no, guardi, i figli, il problema è che forse quel tipo di genitori ritengono di avere diritto a dei figli. La questione è innaturale, lo ribadisco, la nostra posizione è molto chiara e questo ha urtato la sensibilità di parecchi genitori, e questo lei lo sa molto bene, perché i figli sono un dono e non un diritto. Quindi, quando lei si permette di utilizzare l'amministrazione pubblica per far passare un messaggio che non è un diritto, noi contestiamo e gliene chiediamo conto. E gliene chiediamo conto e non ce ne ha dato conto. Se ha dei dubbi sulle domande che non sono scritte, non ci sono domande non scritte, perché ha detto un sacco di cose diverse dalle domande. Lei poteva dare una risposta della durata di 30 secondi. Sì, no, sì, no, questo è altro. Non ha risposto, ad esempio, a quali altre scuole è stata negata la possibilità di partecipare. No, lei ha detto quelli che hanno partecipato e non ha detto quelli che non hanno potuto partecipare. Perché lei ha dichiarato che molte scuole non hanno potuto intervenire per motivi di spazio. Questo lo ha detto lei. Lo ha detto ai genitori che le hanno chiesto conto su questo. Non quando. Questo è stato riferito. Se poi non crede, saranno quei genitori a smentirmi, visto che questa seduta è pubblica. Posso essere smentito in qualsiasi momento. E per questo gliel'ho chiesto. Eventualmente poteva dirmi c'erano altre scuole o non ci sono state altre scuole, ma non lo ha detto. Aggiungo poi, e cerco di andare a chiudere, Presidente, quindi come ha scaricato l'organizzazione sul circolo dei lettori, perché questo è quello che lei ha detto, allo stesso modo ha scaricato la responsabilità del controllo, che oggettivamente così è, sul consenso informato alle scuole. Ma la lamentela e la polemica che è nata sui giornali era se questo consenso informato c'era stato in coerenza con le attività extracurricolari legate alla circolare del MIUR. E lei ha detto, sono le scuole stesse che se ne devono occupare. Ma lei fa l'assessore all'istruzione.
tra le altre, e poteva essere responsabilmente parte attiva nel dire: trattasi un tema delicato, lontano da quello che ho dichiarato, parte del mio programma politico, già che ci siamo, visto che metto al servizio la pubblica amministrazione delle mie iniziative politiche, per caso siamo certi, cari dirigenti scolastici, di avere chiesto il consenso ai genitori informato per la partecipazione? Perché vede, l'educazione non è data all'assessorato all'istruzione, è data ai figli la scelta ai genitori la scelta dell'educazione per i propri figli. Questo sì che è un diritto, che in questo paese viene negato. La soddisfazione o non soddisfazione? Mi sembra che stia maturando una totale insoddisfazione, con la quale chiuderò la mia replica. Però ci sono dei tempi per la risposta, dei tempi per la replica, Presidente. Non l'ho sentito intervenire sulla conferenza stampa che ha fatto adesso l'assessore, perché io così la leggo, è una mia opinione. Quindi la prego di permettermi di concludere il ragionamento. Quindi vado davvero a chiudere. E così come non ha risposto, perché la prima domanda era: quale dei suoi delle deleghe che lei porta è stato l'elemento che le ha fatto organizzare questa iniziativa? Non ha risposto puntualmente. Non ha risposto, perché io le chiedevo se per caso era l'istruzione, la formazione professionale, i sistemi formativi per l'infanzia e la gioventù, sostegno e azioni educative della famiglia o pari opportunità e politiche di genere. Non ha risposto, perché se lei mi sta dicendo istruzione, cosa che non avevo capito, bene, allora lei, e questo era quello che mi volevo sentir dire, non ha organizzato attraverso l'assessorato all'istruzione, ma me lo conceda, e lo metto tra virgolette, alla distruzione, perché lei probabilmente ritiene di nascondersi dietro al fatto di non attaccare la famiglia tradizionale, ma il problema non è la famiglia tradizionale. Cosa fa lei per la famiglia naturale, prevista in Costituzione? E chiudo dicendo che se lei va a leggersi, se l'ho mai fatto, visto che era il testo da cui si è partiti, la convenzione approvata il 20 novembre dell'89 sui diritti dell'infanzia e del bambino, si parla sempre di padre e di madre. Non di madre e di madre, non di padre e di padre. Invece lei ha organizzato un monologo di un soggetto che è andato a raccontare di madre e di madre. Questo è l'errore che ha fatto a discapito degli studenti che hanno ascoltato, non a beneficio. Perché poi ho ascoltato anche le domande. E sa qual è stata la risposta del relatore su alcune domande? Guardate, sono domande che mi sono posta anch'io e le troverete nelle ultime 10 pagine del libro. Lo sa o no? Io c'ero, lei c'era. E le pare questo dare soddisfazione e informazione dei ragazzi minori? Questo è quello che è successo. Io c'ero. E questo è quello che ha risposto. Quindi non è vero che è stato trattato un tema delicato e che è stata data informazione. È stato promosso un libro, squisitamente di parte, lei non ha organizzato nulla, quindi legato al suo programma politico, non ha organizzato nulla di alternativo e non può, come dichiarato nei giornali, dirsi disponibile, se mi propongono qualcosa lo faccio, lo avrebbe dovuto già fare. Quindi, caro sindaco, se vuole aggiungere una D davanti alla delega istruzione all'assessore Patti, non sbaglierebbe. Perché ribadiamo, dal nostro punto di vista, un'iniziativa così è distruttiva della formazione dei ragazzi. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Perugini. Sulla numero 390, l'interrogazione è sempre a firma del gruppo Lega Nord, mi sento di dover chiedere la possibilità ai proponenti di poter rinviare ad altra data l'interrogazione, perché la complessità delle richieste richiede anche la necessità di una risposta da parte dell'assessore Paladini, che come sapete è impossibilitata per motivi, gravi motivi familiari, in questi giorni ad essere presente al lavoro, e quindi chiederei se è possibile ritirarla e rinviarla al prossimo consiglio. Volevate intervenire su questo? No, grazie. Allora passerei alla numero 391, che è sempre a firma del gruppo Lega Nord, ha per oggetto parcheggi di interscambio.
Ne do lettura. I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che da lunedì 15 giugno ultimo scorso è partita in via sperimentale una nuova iniziativa del Comune di Novara per ridurre il numero di auto in ingresso nel centro e incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, che il progetto prevedeva l'attivazione di parcheggi destinati all'interscambio auto più bus. Nell'ambito della quale la SUN si è resa disponibile a introdurre nuovi titoli agevolati a favore di quanti scelgono di parcheggiare l'auto sulle aree individuate e prendere il bus alle fermate corrispondenti, che i parcheggi di interscambio sono stati previsti in Corso Trieste, Corso 23 Marzo, via Monte San Gabriele, via Ancona, via Le Kennedy, Corso Risorgimento, che il biglietto giornaliero park e bus costa un euro per viaggiare tutto il giorno, ma presenta la complicazione di dover indicare su entrambe le parti di cui si compone il biglietto la targa dell'auto, la sigla del parcheggio utilizzato e la data. Una parte del biglietto deve essere poi esposta sull'auto in sosta presso il parcheggio di interscambio e l'altra parte deve essere tenuta con sé a bordo del bus. Interrogano il sindaco e l'assessore competente per conoscere quanti sono stati i biglietti di questo tipo utilizzati dagli utenti e dettagliatamente per quali parcheggi di interscambio sono stati emessi. Se a fronte dei risultati si ritiene che la sperimentazione sia positiva o meno, quali sono le intenzioni dell'amministrazione per tali tipi di parcheggi e con quali modalità si intenderà procedere per il 2016. Della presente si richiede anche risposta scritta a termini di regolamento. Non credo che ci siano delle richieste di integrazione, quindi credo che la risposta competa all'assessore Rigotti, a cui do la parola. Grazie. Dunque, per quanto riguarda il numero dei biglietti emessi, alleghiamo un report che ci ha fornito su dettagliato per 15 di giugno al 15 di novembre, dove sono stati fatti i rilievi sui biglietti emessi. Non abbiamo ancora ricevuto dal 15 novembre al 15 dicembre, però possiamo integrare. Da questi dati compare che complessivamente dal 15 giugno sono stati rilasciati 145 titoli giornalieri e 45 abbonamenti, però considerando che in realtà la vendita, diciamo, è partita in maniera più evidente dal primo di settembre, perché luglio e agosto erano periodi feriali, dal primo di settembre sono stati venduti 104 abbonamenti titoli giornalieri e 42 dei 45 abbonamenti. Per quanto riguarda la seconda domanda, se si ritiene la presentazione positiva, beh, noi riteniamo che i parcheggi di interscambio per gli utenti di Novara e della conurbazione, perché il parcheggio di interscambio si rivolge anche agli utenti che entrano in città dai paesi vicini, sono una innovazione nei servizi della mobilità pubblica e privata che non è mai stata sperimentata prima. No, non funziona questo microfono, purtroppo. Ah, questo funziona. No, non va, lascia stare. Mi avvicino, che un'innovazione che non era mai stata sperimentata prima, quindi siamo in una fase appunto sperimentale, di verifica, di esame. Questa ovviamente sperimentazione è stata resa possibile, come ho sempre sostenuto, a partire dal piano di riforma della sosta, in quanto il piano di riforma della sosta è l'unica condizione che incentiva un cambio di modalità di trasporto e mette su un piano anche economico l'utente nelle condizioni di scegliere, oltre che funzionale. Questa sperimentazione non incide in termini significativi sui costi, perché peraltro chi utilizza questo servizio già utilizza un transito di linee di autobus che ci sono già nei 5 parcheggi di interscambio, quindi non si sono aggiunti servizi di trasporto aggiuntivi, ma si è operato per aumentare l'utenza sulle linee esistenti. Sappiamo tutti quanto oggi sia problematica
la questione dei costi per il trasporto, che è in fase di ulteriore, auspichiamo che non avvenga comunque, parziale ridimensionamento degli investimenti a livello nazionale e regionale. Questo servizio del parcheggio in interscambio è un servizio che in altre città della dimensione di Novara è stato attuato e ha risultati positivi. Quindi noi riteniamo che la sperimentazione si possa ritenere utile e positiva e quindi da consolidare. Per quanto riguarda le prospettive di intervento nel 2016 e ovviamente oltre, teniamo conto che è in fase di definitiva aggiudicazione, di aggiudicazione provvisoria la gara del TPL che si è verificata nella settimana scorsa, urbano ed esturbano. Quindi dobbiamo ovviamente anche coordinarci con queste risultanze. Quindi dobbiamo verificare le modalità di gestione del trasporto urbano e di conurbazione che è stato proposto dagli assegnatari. Riteniamo che però non ci siano conflitti o problemi rilevanti e in questa prospettiva di aggiornare quindi la proposta, la delibera relative alle tariffe, riteniamo utile e opportuno, come è stato detto nella delibera, proporre al Consiglio Comunale, in occasione della prossima approvazione di bilancio, la tariffa definitiva, quella che viene prevista nelle fasi di bilancio. Questo è quanto, grazie. Grazie Assessore, quindi la parola al presentatore, consigliere Franzinelli, per la soddisfazione o meno. Se ci può, ho qua lo scritto. No, vede, l'interrogazione nasce da un presupposto che, se vogliamo, condividiamo probabilmente anche con lei, che è quello della necessità evidentemente di avere in una città come Novara dei parcheggi di interscambio. Questo anche a seguito della, chiamiamola, rivoluzione dei parcheggi a pagamento, se vogliamo la sciagurata rivoluzione dei parcheggi a pagamento che è avvenuta quest'anno, che giustifica ancora di più la presenza di questi parcheggi. È ovvio che quello che ci aspettavamo e quello che non vorremmo sia, ma che temiamo invece sia, è che i parcheggi di interscambio siano una, se vogliamo, una cosa dovuta che doveva essere fatta, ma che viene fatta male, o che perlomeno non ha i risultati che avrebbe dovuto avere. E i dati che ci dà non possono che confermare questo. Perché vede, io mi metto nei panni dell'utente, del conduttore dell'automobile che arriva da fuori Novara e che improvvisamente cerca un parcheggio di interscambio. Sinceramente, se non è una persona che legge i giornali di Novara piuttosto che i comunicati stampa che avete fatto ai tempi, dove trovare i parcheggi è difficile capirlo all'ingresso della città, soprattutto perché non sono parcheggi dedicati, ma sono parcheggi che si trovano all'interno di aree di supermercati, soprattutto di supermercati. Il problema è evidenziato proprio ulteriormente dai dati che ci ha dato. Cioè, fino al 15 di novembre sono stati rilasciati 145 biglietti. Vuol dire un biglietto sostanzialmente, un biglietto al giorno. Questo qua è quanto è stato ottenuto attraverso questi parcheggi di interscambio. Io, Assessore, da questi dati, benché in fase sperimentale, mi sarei aspettato che avesse dichiarato probabilmente questa esperienza, questo esperimento, fino ad ora è fallimentare. Perché non può che essere fallimentare. Mancanza di indicazioni, mancanza di adeguata pubblicizzazione, evidentemente mancanza di adeguati mezzi di trasporto, che lei giustifica col fatto che evidentemente la gara è stata assegnata ora e che quindi dovrà essere risistemata, ma mancanza evidentemente di... Silenzio in aula.
sembra di essere al bar alcune volte, tra pasticcini e cose che girano, che vengono offerte e accettate. Quindi mancanza chiaramente di riscontro da parte degli utenti, che qua è totalmente certificata. Quindi io mi chiedo se alcune azioni che vanno a camuffare, che vanno a cercare di tamponare quello che era il mancato, l'evidente mancato consenso del piano della sosta pagamento, anzi il dissenso quasi generalizzato che vi era su questa manovra, si è tentato qualche mese dopo di gettare del fumo dicendo ci sono i parcheggi a pagamento, ma adesso metteremo anche i parcheggi di interscambio, così le automobili rimarranno fuori dalla città. I risultati sono questi, uno al giorno, un biglietto al giorno. Ecco, io sinceramente, assessore, credo che sia doveroso o fare un passo indietro per cercare di pulire il tavolo e ricostruire un qualche cosa di credibile per quanto riguarda i parcheggi di interscambio, o altrimenti sinceramente dichiarare il fallimento dell'iniziativa, perché di tale cosa si tratta. Quindi è ovvio che vi è non tanto l'insoddisfazione per la risposta che ci ha portato i dati che temevamo vi fossero, ma l'insoddisfazione per l'iniziativa che, ripetiamo, credo sia stata semplicemente una cortina fumogena buttata lì in quel momento per cercare di tamponare i disastri del piano parcheggi a pagamento. Grazie. Grazie consigliere Franzinelli. Allora, le interrogazioni sono terminate, possiamo passare alla parte relativa agli atti amministrativi, quindi passerei al punto numero 3, riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera del decreto legislativo numero 267 del 2000, a seguito di sentenze esecutive sfavorevoli all'amministrazione. Relatore è l'assessore Giorgio Duglio, a cui do la parola immediatamente. Sì, questa delibera assolve a un obbligo. Il problema è che se spegnete le luci non si vede la trasmissione. Più luce dopo Natale. Allora, dicevo, è una delibera che assorbe un obbligo di legge, in quanto si tratta di sottoporre al Consiglio Comunale una delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive sfavorevoli all'amministrazione. La norma prevede che nel momento in cui a seguito si verifichi l'esistenza e la presenza di un debito fuori bilancio, di un debito che non ha trovato quindi accoglimento in sede di bilancio a seguito di elementi specifici indicati dalla normativa, tra cui appunto le sentenze esecutive passate. Scusi, assessore, ma qui lei sta parlando nell'assoluta sordità dell'aula. Bene. Ci sono i parcheggi che predominano. Il parcheggio può essere un... Vabbè, quindi abbiamo sostanzialmente avuto in questo periodo tre sentenze che hanno visto il comune soccombente, quindi obbligato e condannato al pagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento per danni subiti e spese legali. Viene proposta al Consiglio il riconoscimento di questo debito fuori bilancio in modo da poter provvedere al pagamento di quanto il comune è stato condannato a pagare. La prima, due sentenze sono sostanzialmente similari, in quanto si tratta di danni causati o subiti da persone che hanno avuto cadute causate da un tombino aperto non segnalato di proprietà comunale. Nella prima è l'INPS che si è costituita in giudizio chiedendo il rimborso dell'indennità di malattia che era stata tenuta a pagare al cittadino danneggiato a seguito di questo evento. Per questa, ma anche per l'altra decisione simile, il comune aveva resistito alla chiamata in giudizio ritenendo che
non fosse stato assolto l'onere della prova che il danno causato al cittadino dipendesse, fosse causa di una responsabilità da parte del Comune, a seguito di istruttoria documentale e testimoniale invece emergeva come la caduta occorsa fosse stata causata esattamente dal tombino di proprietà comunale non visibile né segnalato, per cui per quanto riguarda la prima sentenza del 1 ottobre 2015 il giudice di pace di Novara aveva dichiarato la responsabilità del Comune e quindi condannato il Comune al pagamento a favore dell'INPS della somma che l'INPS aveva pagato oltre agli interessi legali e alle spese legali per un totale complessivo di 2.996,42 euro. La seconda sentenza è similare, anche qui parliamo di una caduta occorsa a un cittadino che percorreva in bicicletta la via Custodia a causa di una buca che si era formata sul manto stradale. Anche in questo caso l'amministrazione, sentiti i tecnici dell'ufficio tecnico, resisteva alla citazione in giudizio, nello specifico sostenendo che siccome questo tratto di strada era stato oggetto di lavori da parte di Telecom Italia S.p.A. ci fosse quantomeno una corresponsabilità di Telecom nell'evento che era occorso. Sotto il profilo della responsabilità poi alla fine invece il giudice di pace non ha ritenuto provato, ha ritenuto provata le lesioni riportate dal cittadino, le ha addebitate la responsabilità del Comune e ha ritenuto invece che non fosse stata provata la circostanza che questa buca fosse stata causata dai lavori di Telecom Italia S.p.A. e quindi reputando come dirimente della causa la responsabilità comunque gravante sull'amministrazione proprietaria a titolo di omessa e insufficiente manutenzione, aveva condannato il Comune con sentenza numero 601 del 2015, ha condannato il Comune a risarcire i danni subiti con conseguente condanna alle spese di lite per un totale complessivo di 9.383,67. La terza sentenza invece è di natura diversa, si inserisce nell'ambito del giudizio promosso dalla società Damiani Costruzioni SRL nei confronti del Comune di Novara e di Asphalt CCP S.p.A. parliamo del bando di gara per i lavori del Piso di Novara, polo di innovazione tecnologica e riqualificazione urbana dell'area di Sant'Agabio. Nello specifico la società ricorrente aveva contestato l'inattendibilità del valore di trasmittanza offerto dalla società che si era aggiudicata in prima fase il bando, sostenendo che, con una relazione tecnica, che il valore di trasmittanza indicato non potesse essere raggiunto dalla tipologia di serramenti che venivano indicati come allestire da parte della società che aveva vinto la gara, ottenendo il massimo punteggio previsto dal disciplinare di gara su questo punto specifico della trasmittanza. Qui parliamo di una sentenza del TAR, il quale aveva concluso la propria decisione che il valore di trasmittanza termico offerto in gara dalla controinteressata non era tecnicamente ottenibile utilizzando serramenti aventi le caratteristiche progettuali offerte dalla stessa concorrente come desumibili dalla relazione tecnica allegata alla variante progettuale contestata. E quindi il TAR aveva concluso che poiché grazie a questa offerta, che l'offerta migliorativa era risultato oggettivamente irrealizzabile sulla base dei dati tecnici da essa forniti, la medesima avrebbe dovuto ottenere 0 punti per questo specifico profilo della propria offerta e quindi aveva condannato l'amministrazione a riformulare la graduatoria definitiva della gara tenendo appunto conto di questo principio. L'amministrazione ovviamente ha ottemperato a questa indicazione del TAR, ha riformulato la gara e quindi è stata aggiudicata poi alla Damiani, società ricorrente. Il TAR, oltre a questa indicazione di riformulazione, ha poi condannato l'amministrazione a rifondere la parte ricorrente come quota di rimborso delle spese processuali del contributo unificato la somma complessiva di 6.172 euro. Queste sono le tre sentenze che, essendo esecutive, devono essere pagate
Nel corso della commissione, in cui è stato approfondito anche con l'intervento dell'assessore Fonzo, tutta la materia, è stato richiesto un'indicazione su quella che è stata l'attività svolta in questo periodo dall'avvocatura, proprio per vedere un po' gli esiti delle varie procedure che hanno interessato il Comune. È stato predisposto, è stato distribuito adesso un riepilogo da cui si vede che su un totale di 86 provvedimenti, 72 hanno visto il Comune a ottenere una sentenza favorevole, 11 un provvedimento sfavorevole, 3 cessata materia del contendere, quindi su accordo delle parti non si è arrivato a una sentenza. Ovviamente rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e dato specifico. 86, c'è qui che c'è il eccolo lì. Assessore, grazie. Allora, consigliere Franzinelli mi aveva chiesto di intervenire. Sì, sull'ordine dei lavori. Sì. Ma noi abbiamo ricevuto testè questo bellissimo documento dell'avvocatura, evidentemente molto esaustivo per quanto riguarda l'attività del servizio avvocatura, però mi sembrava chiaro che in commissione avessimo chiesto solo parzialmente questo, nel senso che avevamo chiesto anche, ed è una cosa che ci interessa evidentemente di più, capire a quanto hanno ammontato i costi per quanto riguarda i rimborsi di tutte quelle tipologie di rimborsi per i cittadini che sono in corsi nelle disavventure che sono trattate anche da due dei debiti fuori bilancio di oggi, cioè sostanzialmente causati dalle buche nelle strade e quant'altro. Quindi ci interessava sapere quante, anche perché lei aveva dichiarato che l'assicurazione era stata ridimensionata, per cui il Comune aveva dovuto rimborsare probabilmente più casi anche se di piccola entità, però sono i numeri che ci interessano, quindi ci interessava di sapere, magari ce li fa avere nel frattempo, sia il numero di casi sottoposti a rimborso, e non evidentemente solo quelli con il contenzioso, ma anche quelli rimborsati senza contenzioso, i costi finali, i costi totali, e quindi sono dati che ci sembrano indispensabili per procedere a una corretta discussione dei due debiti fuori bilancio, che ci sembrano un po' la punta di un iceberg. La seconda richiesta, e magari poi mi è sfuggita, ma riguarda il terzo debito fuori bilancio, era capire come era composta la commissione aggiudicatrice, che evidentemente ha commesso questo errore che poi il Tribunale ci ha riconosciuto imputandoci le spese processuali. Quindi da chi era composta la commissione che ha esaminato il bando di gara e ha fatto l'aggiudicazione in merito dei punteggi che si sono rivelati poi non corretti. Grazie. Grazie a lei, consigliere Franzinelli. Allora, consigliera Moscatelli ha chiesto di intervenire.